di cui ora chiedo qualcosa al professor Franco Franco, che è qui con noi, che è docente di biotecnologia e medicine naturali all'Università di Milano. Benvenuto, professore. Allora, proprietà elettromagnetiche, cosa vuol dire? Ognuno di noi è fatto di cellule e le nostre cellule sono fatte di molecole. Le molecole sono fatte di atomi e ogni atomo, che una volta veniva considerata la parte ultima materiale del corpo umano, viceversa, all'interno di sé è un universo autentico in cui orbitano elettroni, protoni e neutroni. Queste particelle subatomiche orbitano con una velocità che a livello nucleare raggiunge quelli della luce. Così che noi abbiamo una inquietudine, una vibrazione elettromagnetica all'interno dell'atomo che si trasmette alla molecola, che si trasmette alla cellula, che si trasmette Ecco, alla e questa partecipa. l'abbiamo tutti, E questa l'abbiamo tutti, tutti, però in non tutti nella quantità, stessa misura, nella in stessa ragione misura. diretta della intensità, tra virgolette, erotica che anima la persona, cioè la capacità che ha questa persona di stabilire un transfert con l'habitat, con l'ambiente, con altre persone oppure anche con cose. Questa capacità è fortissima nella signora Rita Sì, lei ha visto Cutolo. con la bottiglia, per Sì, esempio, questo poi lo vedremo, no? perché la Ecco. signora farà gentilmente, io credo, per Sì. coloro che seguono il nostro programma, farà vedere questa Sì. cosa straordinaria, alcune cose che sono davvero straordinarie, che vi stupiranno molto, amici. No, io volevo dire questo, esiste una possibilità tecnica di misurare le proprietà elettromagnetiche di ciascuno di noi o no? È difficile quantificarlo, qui dobbiamo entrare nell'ordine della fisica dei quanti, dove viaggia la legge del Forse probabilismo, questo se ne andiamo un po' ci lontano. porterebbe troppo Ecco, lontano. però quello che si può dire è questo, lo si può valutare dall'effetto. Quella signora Cutolo nella Sì. sua. Ecco. Lei è stato testimone ed ha una documentazione scientifica seria, con prove che l'episodio che ha riguardato la signora Flati si sia ripetuto a. Successivamente in altri campi Successivamente. E patologici. lei ha fatto tutte le verifiche che E, un sì, sì, medico, sì, sì. un E uomo quello della che ho scienza, potuto deve constatare è fare in questa questo, città. che la pranoterapia, e in questo caso la Rita, non cura delle specifiche patologie come si può pensare, perché Rita non ha una competenza scientifica delle patologie, quindi non cura la polmonite, la bronchite o la sclerosi a placche o Applica altre. le mani. Lei cura il paziente. Cioè, è una tematica di riequilibrio, di transfert energetico tra la potenzialità elettromagnetica della Rita e la ricezione elettromagnetica Ecco, del lei però, paziente. signora Rita, si orienta perché riceve dal paziente dei segnali oppure perché il paziente le dice mi fa male qua piuttosto che qua? Lei come fa per applicare le mani? Dove le Di applica? solito viene il paziente, ossia già come entra lui. Ha dato delle informazioni e su Sì. queste informazioni. Subito come entra a impatto dice io ho questa cosa qui, gli Ecco, io adesso applico però. devo dire una cosa piccolissima, quindi piccolissima, mentre sono ancora turbato per la verità, oltre ad essere turbato per quel che ci ha detto il professor Franco, vorrei invitare tutti coloro che ci seguono insomma, il professor Franco è un medico, quindi ha parlato nella sua responsabilità di medico, a non farsi le solite illusioni, a non pensare che, insomma, attenzione, per carità, perché sennò potremmo accendere a questo punto Non è un fatto meccanico. speranze gratuite, ingiustificate. Siamo in presenza di un evento, di un certo significato perché alcuni fenomeni sono visibili e si ripeteranno in questo studio fra qualche minuto. Io devo dare una piccolissima testimonianza che fa quasi ridere, per la verità, ma ve la do. La signora è arrivata qui nei nostri studi tre quarti d'ora fa e io da qualche giorno avevo un doloretto qui al ginocchio, forse non so che artrite, che può Una essere, cose dell'età, gonastrite. insomma, io ho 20 anni e quindi questi dolori piccoli alla mia età ci sono. Allora, la signora prima ha fatto così con le mani, ha fatto così con le mani, poi mi ha applicato le mani sul ginocchio e devo dire che io ho sentito un calore che è simile a quello di un ferro da stiro molto caldo. Quindi anche ciascuno di noi se fa così evidentemente poi è in grado di trasmettere un po' di calore. Il calore che trasmettono le mani della signora è un calore appunto che corrisponde a quello di un ferro da stiro, di un ferro da stiro caldo. Devo dirvi, per quel che significa, ma era un doloretto piccolissimo e insignificante, il dolore è completamente sparito nel giro di
di un minuto, di 30 secondi, questa è una certificazione che io do in assoluta sincerità. Adesso abbiamo la pubblicità, allora adesso abbiamo la pubblicità, poi chiederemo alla signora quando si è accorta di avere queste proprietà, quando se ne sono accorti i ragazzi, se avete nella vostra famiglia dei precedenti. Sì, il mio nonno, sì. Suo nonno? Quando... Stavamo ricordando che il nonno aveva proprietà elettromagnetiche sì, simili alle sue. E i figlioli, quando è che i figlioli hanno? Uno e due, tutti e due. Cioè e tre con Gianluca, lei, chi è Gianluca? Chi è Antonio? Lui è Gianluca. Gianluca è Antonio, più grande è Gianluca. Sì. E avete questa, anche voi questa sì, di curare, capacità? Sì. Sì. Abbiamo anche noi questa proprietà. E questo dove lo fate? A Pesaro? No? Dove sì, lo a Pesaro. La vostra città è Pesaro. Fano. Ecco, se voleva gli faccio sentire pure l'energia sua e sua. No. E come si fa? Come possono fare? Loro non vogliono. Non vogliono? Dopo. Ci calmiamo un pochettino. Ah, perché anche loro sono... Sono emozionati. La trasmissione televisiva non è, insomma, una cosa di tutti i giorni, quindi c'è un po' di... professor Franco, ci dia qualche chiave in più. Per esempio, io posso capire che questo dolore... Fermiamoci a questo, non ritorniamo su quel che si è detto prima, che mi pare di un peso sproporzionato alle caratteristiche del nostro programma, ecco, per così dire. Fermiamoci al doloretto al ginocchio, che effettivamente è scomparso. Cioè, con l'applicazione delle mani della signora mi è completamente scomparso in pochi secondi. La signora ha anche un'altra caratteristica, che è quella di poter agire a distanza, per esempio parlando al telefono con... E questo come si può riferire alle sue proprietà elettromagnetiche? Come fa il magnetismo a trasferirsi? C'è un fenomeno che si chiama il fenomeno di Bell, ovvero il fenomeno degli spin. Se lei prende una coppia di elettroni, che siano in fase di spin uguale a zero, cioè in fase di riposo, e, ovvero un elettrone ha ruota in un certo senso, l'altro della coppia ruota in senso opposto, oppure uno va in alto, l'altro va in basso. Se lei sdoppia la coppia, un elettrone lo porta a New York, l'altro lo porta a Milano, e poi sull'elettrone di New York determina un movimento di rivoluzione, per esempio alto-basso, sinistro-destro, l'altro contestualmente, nello stesso istante, indipendentemente dalla nozione tempo, si muove in senso contrario. Cioè esiste una coerenza. Ci sono cose complesse, ma che ho capito abbastanza. Ora, noi siamo fatti in ultima analisi di elettroni. Cioè la materia in ultima analisi è un addensamento energetico, è la formula di Einstein. Sì, ma com'è possibile che questo accada a distanza tra la signora e un soggetto che le è estraneo, che lei non conosce? Non è estraneo, esiste a livello di elettromagnetismo universale, tutti noi siamo in una coerenza elettromagnetica universale, esiste un tutt'uno e noi siamo che determina le parti, cioè l'esatto contrario di quanto è accaduto con lo scientismo meccanico. Vogliamo, se la signora è d'accordo, vogliamo provare, poi può darsi che il fatto che è un po' emozionata. È un fenomeno di probabilità legato alla possibilità che si stabilisca un transfer tra la pranoterapia e la persona. E la persona. Allora, se questo si stabilisce... Può verificarsi lo stesso fenomeno che si è verificato con la posizione delle mani. E questo vi confluisce anche l'atmosfera, cioè esiste il problema delle incognite non locali, si dice. Cioè deve esserci una coerenza tra lo sperimentatore, in questo caso il terapeuta, il ricevente, in questo caso il paziente si dispone, e una coerenza ambientale. Allora,